escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. Avete perso qualche cosa? Non qualcosa, Jason, ma qualcuno. Maria, una ragazzina di 12 anni. Lei e io dobbiamo farle da sorelle maggiori per oggi. Doveva essere qui circa mezz'ora fa. Oh, non penserei che si sia cacciata in qualche guaio. Ah, ragazze, rilassatevi. Non avete motivo di preoccuparvi. Il detective Zack farà il suo dovere. E poi che guai può causare una ragazzina? Modo di cominciare la giornata, ma chi avrà fatto una cosa del genere? Maria! Sono stufa di quei bravi ragazzi! Devo trovare un modo per liberarmi di loro! Un momento! Ho in mente un bel piano! Pinsir Goddard, venite qui! Senti, Maria, non siamo arrabbiate con te. Ma perché hai chiuso l'acqua calda? Volevo attirare la vostra attenzione, tutto qua. Maria, sii sempre te stessa. Ti saremo amiche qualsiasi cosa tu faccia. Sul serio? Certo, è a questo che servono gli amici, vero? Esatto. Allora, che ne diresti di fare un picnic? Prendiamo un paniere gigante e andiamo a divertirci. Che ne pensi? Vorrei tanto sapere a che cosa andiamo incontro. Ho localizzato le antiche uova del potere e con esse ci libereremo dei Power Rangers. Ci serviremo delle uova per circondare quegli sciocchi Rangers di una forza maligna che neanche Zordon potrà fermare. Ah, le uova del potere sono in mano nostra. Parlare di uova mi ha fatto venire fame. Queste sono uova magiche, non si mangiano. Silenzio! Aprite lo scrigno. Subito, faccia. Aiuto! Che succede? Dimenticavo che solo un bambino può aprire questo scrigno. Finster! Ehi, Finster! Mi serve immediatamente un mostro speciale. Uno che riesca a mettere le mani su un giovane marmocchio. Sì. Deve essere spietato, cattivo e meschino. E tu sai come. Sì, mia regina. E voglio che sia un pollo. Bene, mia cattiveria, un'ottima scelta. Ne ho proprio giusto uno pronto all'uso. Il più terrificante pollo che il mondo abbia mai visto. E molto presto il bambino sarà nelle tue mani. Spero che tu abbia ragione o finirai i tuoi giorni come una spugna marina. Sì, o malvagia come desideri tu. Lo metto nella Monster Machine per pochi secondi e sarà pronto. Guardarlo mi fa star male. Perfetto! Ora i Power Rangers sono finiti. Maria, vieni a mangiare, tutto buonissimo. Va bene. Grazie per essere mie amiche. Mio padre fa del suo meglio, ma ci sono cose che proprio non riesce a capire. E sapete che intendo. Ogni volta che vorrai parlare ti ascolteremo, ok? Certo, in fondo è a questo che servono gli amici. Grazie. Allora,
Chi è il più bel ragazzo della tua classe? Ma vuoi scherzare? Sono tutti degli scemi. Cambierai idea. Chi sono quelli là? Oh, si direbbero di questa picnic. Non aver paura. Maria, vieni, stai in mezzo a noi. Ma che succede? Adesso fatele aprire lo scrigno, così avremo le uova. Io stesso porterò le uova fino a te, mia regina. Voglio che i tuoi buffoni vengano con me. Buffoni? Scusa, non capisco. Sì, sto parlando di te. Avremo le uova. Ah, è pronto. Ecco qua uno special alla Ernie. I vostri arrivano subito, ragazzi. Grazie, Ernie. Scommetto che non ce la fai a mangiarlo. Non si può, non si può. Ragazzi, abbiamo un grave problema. Rita ha fatto rapire Maria. 6 patti sono sbucati all'improvviso e l'hanno presa. Non sappiamo dove l'abbiano portata. Dobbiamo intervenire subito. Perché Rita avrà fatto rapire una ragazzina? Non lo so, Bibi. Parliamone con Zoro. È strano. Le trasmittenti non funzionano. Questa giornata sta diventando un vero incubo. Cosa facciamo? Dobbiamo arrivare al centro di comando. Il teletrasporto non funziona. Hai qualche idea, Billy? Negativo. E una riparazione può richiedere diverse ore. Però ci sarebbe un'alternativa. Sapete, sto lavorando su una cosa nel mio garage. Forse con quella arriviamo al centro di comando, sempre se vi fidate. Ci sto. Anch'io. Su, andiamo. Allora, che ne pensate? L'ho chiamata Stramaggiolone. Può trasportarci in qualunque angolo del pianeta in pochissimo tempo. Non ci nascondi niente. Già, e qual è il segreto? Va da 0 a 5.000 in solo 2 secondi e 8. 5.000? Già, io ci sto. Anch'io, andiamo. Allacciate le cinture, si parte. A che serve questo? Fermo, non toccare niente sul quadro dei comandi, ok? È una vecchia auto! Oh, Power Rangers, come siete arrivati qui? Il teletrasporto e le comunicazioni sono fuori uso! Lascia perdere, mi sembrate in difficoltà, che cosa vi preoccupa? Temo che la nostra vecchia amica sia di nuovo in azione. Ha rapito una ragazzina di 12 anni e la tiene prigioniera. Che cosa avrà in mente di fare? È una cosa che ho temuto per più di 10 millenni. Rita ha localizzato le uova del potere. Cosa ha fatto? Proprio così. Uova del potere? Non capisco. Guardate le immagini nella sfera di osservazione e avrete una risposta alle vostre domande. Si tratta di una storia che risale al tempo in cui inizia la lotta tra il bene e il male. Milioni di anni fa, degli antichi stregoni che si facevano chiamare i maestri della trasformazione nascosero un universo di potenza all'interno di 2 uova. A quel punto le gettarono in mare credendo che i loro antichi avi avrebbero sorvegliato le uova proteggendole dai pericoli universali. Per aumentare la sicurezza dello scrigno, solo la mano di un essere innocente come Maria può aprire il magico contenitore. Noi che cosa possiamo fare? Dovete salvare la bambina e rimettere le uova in mare. Se Rita dovesse impossessarsene, diventerebbe così potente che nessuno potrebbe fermarla. Convincere quella bambina ad aprire lo scrigno è stato facile. La regina sarà contenta. Ehi, Pollo, Rita ci ha mandati a prendere le uova. Wow, guarda. Stando alle istruzioni, siamo quasi arrivati alla caverna dei maestri della trasformazione. Se Rita dovesse torcere un solo capello a Maria, io... La salveremo, non le accadrà nulla. Hanno un aspetto stupendo. Vogliamo assaggiarle. Giù le mani, siamo qui per proteggere le uova, non per mangiarle. Ma che servono se non si possono mangiare? Perché?
perché non ci possiamo andare con la macchina? Perché a piedi saremo meno visibili e forse potremo cogliere Rita di sorpresa. Sì, è perfetto, hanno le uova! Un'ultima curva e siamo arrivati. Tenete gli occhi aperti e state pronti a trasformarvi. Oh, le uova! Ehi, Pollo, nascondi la bambina e torna qui! Ai, 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 ai! Quel grosso pollo è scomparso con Maria! Che cosa facciamo? Cerca di localizzare Maria controllando che stia bene, mentre i Power Rangers si occuperanno delle uova. Agli ordini! Spero che riescano a recuperare le uova! Eccoli là, ragazzi, ci siamo! Però non c'è Maria! Trasformiamoci! Forza, Mammut! Pterodattilo! Triceratopo! Vai, Smilodonte! Tirannosauro! Liberate Maria e lasciate le uova del potere! Subito! Massima potenza! Forza! No, le uova! Vi odio! Fermi! Aspettate! Le mie uova del potere! Sono finite in mare! Prendetele! Quali sono le condizioni di Maria? Ai, 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 ai! Il grosso pollo la tiene legata nella vecchia fattoria! Ehi! Fammi scendere, mucchio di piume! Niente da fare! Ci penserò io a farti scendere se quei Power Rangers romperanno le mie uova del potere! Alfa, mettiti in contatto con i Power Rangers e riferisci la situazione. Oh, Rita Repulsa mi manda ai circuiti inti. Presto, Alfa, non resta molto tempo. Rita tiene la bambina alla vecchia fattoria, sbrigatevi! A noi la potenza dei Dinosaur! Attenzione, potenza Megazord! Sequenza Megazord iniziata! Megazord attivato! Bene, Power Rangers! Dobbiamo salvare una ragazzina! Andiamo! Facciamo un patto! Io la lascerò andare non appena mi porterete le uova del potere! Ascolta, Rita, tu hai perduto! Perciò lascia andare la bambina, subito! Sì, lasciatemi andare! Avanti, taglia la corda! Ehi! Taglialo ancora un po', cervello di gallina! Fermo, pollo spennacchiato! Taglia ancora quella corda e sei fritto! Che paura abbiamo! Bel pollastro, fa vedere ai Power Rangers che pensiamo delle loro minacce! Ehi, smettila! Come vi odio! Evviva! Avete salvato la bambina, ma non devo fare altro che ingigantire il mio pollo per distruggervi una volta per tutte! Cosa avete da dire adesso? Mettiamocela tutta! Ah!
distanza, faccio venire lo stramaggiolone. Eccolo qui! Jason, metti la bambina vicino all'auto! Subito! Maria, sali sulla macchina e ti porterà in salvo! Non me lo faccio ripetere due volte! Magnifico! Ora tutti insieme dobbiamo fermarlo! Per te è finita, pollastro! Ci serve la spada del potere, coraggio! Facciamola finita! Sì! Lo avete mandato all'aria. Dovrei già avere la terra in mio potere. E invece no, è tutta colpa vostra. La colpa è di Finster. Se non avesse fatto un mostro così inutile, avremmo vinto. No, ma cosa dice? No. Che cosa hai da dire in tua difesa? Io non molto. E tu, Babu? Io non so. Non sto bene. Voi non riuscite mai a fare niente di buono. Portatemi a letto. Ho di nuovo mal di testa. Oggi a un gruppo di ragazzi che ha organizzato una raccolta di rifiuti riciclabili è stato assegnato il premio della Angel World Play. Ah sì, grazie. C'è giunta ora la notizia che ancora una volta i famosi Power Rangers hanno salvato la nostra cittadina e il mondo intero da uno dei temibili mostri di Rita Repulsa. Alcuni testimoni hanno riferito che in seguito ad una lunga battaglia... Ehi, ciao, come state, ragazzi? Kimberly, mi porto un po' di cili, per favore. Sì, d'accordo, te lo porto subito. Ma ora sentiamo se c'è un ultimo aggiornamento sulla loro impresa. Wendy? I Power Rangers non solo hanno lottato strenuamente, ma hanno anche salvato una bambina. Sono diventata la più famosa della classe. Come avete visto, ora sta benissimo. Ripasso la linea allo studio. Continueremo a darvi le ultime informazioni sui Power Rangers non appena arriveranno in redazione. E ora possiamo continuare con la normale programmazione. Qualcuno di voi vuole un po' del famoso chili di Harley? L'ho appena fatto! Forza, offre la casa! Permesso? Scusate! Permesso! Fate passare! Scusa, Volk, ero offerto da Ernie, ma non era tutto tuo.